per aspera ad astra. Sembra una filastrocca, invece è il motto in qualche misura premonitore che Oliver Kragel recentemente si è fatto tatuare sul braccio destro. Attraverso le asperità sino alle stelle, la traduzione letterale della citazione latina spesso utilizzata nei classici da Cicerone, Seneca e Virgilio, la cui origine pare derivi dalla mitologia greca e che il bel teutonico del Foggia, promesso sposo dell'avvenente Macari, ha voluto impressa e ben in evidenza su una parte del suo corpo, come monito rivolto a sé e ai suoi compagni in vista dell'incandescente rush finale che attende i rossoneri di Grassadonia in campionato. Trovata originale quella di Dinamite Kragel, che con il suo terrificante sinistro spesso non dà scampo ai portieri avversari e che forse involontariamente ha utilizzato la tecnica tanto ora in voga fra i calciatori come forma di comunicazione efficace e diretta, innescando l'eterno dilemma. Ma il tatuaggio è arte o moda? Scrive Luisa Gnocchi Ruscone, antropologa esperta in materia. Nessuno si tatua per diventare più brutto, né per masochismo. Chiunque si tatua lo fa per dare a se stesso qualcosa di più, per essere più bello, per sentirsi apparire più forte, più sexy, per dare sfogo a un dolore, un lutto, una gioia, un amore, per scongiurare una paura, un pericolo o per gioco. Ci si tatua per esprimere i sentimenti più seri e profondi e per quelli più superficiali e frivoli. Oliver Kragel, ecco lui per esempio, è andato oltre. Si è tatuato per esternare l'intimo desiderio che lo pervade da inizio di stagione, la salvezza del Foggia, che alla fine arriverà, magari passando attraverso tutta una serie interminabile di asperità. Si spera.